Cristian Cristofaro, assessore del comune di Ripa Limosani, ma in questa giornata anche in qualità di giudice di gara. Come sta andando questa giornata? Sta andando molto bene, è una giornata per noi ripesi di festa, soprattutto di festa in sicurezza. Il percorso conferma che è stata fatta una grande fatica da parte degli organizzatori e dell'amministrazione per mettere appunto in sicurezza sia la corsa per i fantini e per i cavalli, che lo stesso per le persone che in un numero molto nutrito sono venute qui a Ripa Limosani, nella nostra collina delle Quercigliole, oggi il 12 di agosto a Ripa Limosani. L'impegno dell'amministrazione comunale, restando al fianco dell'associazione, quest'anno anche la Casa del Palio, quindi l'amministrazione c'è ed è sempre pronta a sostenere queste iniziative. Assolutamente sì, l'amministrazione sosterrà sempre persone volenterose, associazioni che si vogliono mettere a disposizione della popolazione, a disposizione delle persone che vogliono portare avanti la tradizione popolare e la tradizione equestre di un palio che è antichissimo, soprattutto qui a Ripa Limosani. Un modo anche per valorizzare il territorio, sono tante le persone che vengono da fuori a conoscere Ripa Limosani. Certamente, questa è un'ottima vetrina sia per Ripa Limosani che per il Molise stesso, per dare lustro a questa regione che poche volte viene considerata nel panorama sia regionale che, cioè sia nazionale che a livello europeo, e quindi è doveroso che portare avanti queste tradizioni popolari all'interno del nostro paese. Signor Nicola, si può dire che voi di Ripa tutto l'anno aspettate questa festa? Sì, sicuramente è una cosa che ci abbiamo dentro, è nell'animo del nostro divertimento, è bellissimo, l'aspettiamo, dai, questa è una cosa che aspettiamo veramente con gioia. Oggi sole, musica, ma anche tanti amici, anche un'occasione per stare insieme. Ma soprattutto perché li vedi tanta gente che magari non ti vedi per tanto tempo, e un modo di scambiare una parola, di stare insieme, di fare un brindisi insieme, tante cose belle. E lei fa parte della contrada Villaggi? Sono nato su questa contrada facendo per la prima volta che il capo contrada dei Villaggi. Quindi per ogni squadra, per ogni contrada c'è anche un capo contrada? Sì, ci sta un capo contrada. Il capo contrada è un po' colui che organizza? Diciamo di sì, è quello che organizza un po' la situazione della contrada. E le maglie voi li date anche agli amici, questo non significa... Se tu vedi questo ragazzo qua, io ho dovuto comprare una maglia per fargli fare il tifo dei Villaggi, perché... l'ho corrotto, diciamo, dai. Ma perché fa parte di un'altra contrada? No, questo è di un altro paese, veramente. È un ospite che abbiamo qua, un amico. E io ho comprato la maglia per fargli fare il tifo dei Villaggi, che dobbiamo vincere quest'anno, dai. Mario Mocci, fantino in rappresentanza della scuderia Clodia al Palio delle Quercigliole, sta andando benissimo. Molto perché bene. È andata bene sia la prima batteria ma anche la seconda per te. Allora, per quanto riguarda la prima batteria, diciamo che ho montato un cavallo Bon Marché, già veterano di questo percorso, e l'anno scorso si è comportato molto bene, quindi le carte non c'era nulla da scoprire.
Invece per quanto riguarda Imperatrice, una cavalla con molta qualità e molta classe dentro gli ippodromi, ma per quanto riguarda questa tipologia di percorso è un po' inesperiente. Comunque mi sembra che sia adattata molto bene. Adesso vediamo la finale, io monterò lei in quanto l'ho portata in finale tutte e due. Comunque in merito all'organizzazione voglio fare i complimenti, perché ogni anno mi sembra che ci sono sempre delle migliorie per quanto riguarda anche il mossiere e tutto il team dell'organizzazione. Questo è quanto. Speriamo sempre di esserci anche i prossimi anni e con molta professionalità come sempre. Questo. Ecco, per te, non, appunto, come anticipato, non è il primo anno, ormai sono diversi anni che prendi parte a questo palio. Come lo vivi ogni anno questo momento? Allora, diciamo, io ormai comincio a essere, diciamo, un fantino un po' di esperienza, perché so parecchi anni che monto, ho fatto tanti pali, quindi alla fine l'emozione è giusta per vivere queste situazioni. E devo dire che sono venuto qui la prima volta con Vanaglio da Clodia e mi ricordo che feci secondo. E l'anno scorso invece vinsi e quest'anno è, diciamo, il terzo anno. Però, diciamo, la vivo molto tranquillamente e molto bene, anzi mi emoziona ancora fare queste cose, nonostante sono tanti anni. Poi fai parte comunque di una scuderia ben avviata, un punto di riferimento, e soprattutto partecipi a tante gare importanti avendo anche tante soddisfazioni personali. Allora, diciamo che oltre il divertimento, il mio rapporto con Scuderia Clodia nasce da quando ero bambino, quindi sono più di 30 anni che vivo questa situazione un po' più una famiglia. E devo dire che a livello di abbiamo anche molti cavalli sia allenati che allevati. Quindi per quanto riguarda l'Angolo Arabo è, diciamo, una scuderia un po' d'élite. E curiamo tanti soggetti per correre gare anche all'estero, e cavalli che comunque si adattano a fare questi palli, Fucecchio, Assi, anche, diciamo, palli un po' importanti. Per te, che ovviamente sono così tanti anni che gareggi, ma c'è qualche magari metodo particolare che tu adotti proprio in virtù della tua esperienza? Allora, il metodo, diciamo, lo trovi il momento che corri il palio. Ogni palio ha poi la storia a sé. Comunque è tanto determinante la situazione cavallo-cavaliere. In queste situazioni il cavallo indubbiamente fa il cavaliere, e comunque ogni storia c'ha le cose sue, e questo è quello che ritengo opportuno dire. In bocca al lupo per l'ultima batteria. Grazie, buona serata.